5 incredibile nell'ultimo video del 2022. Buon capodanno a tutti, incredibile, andiamo da giù, su! Ed eccoci qui! Avete visto che cappellini arrapanti che abbiamo? Li ha fatti il nostro cameraman, che ormai le idee gli scarseggiano. Se per lui questi sono cappellini da dare a capodanno, e il cameraman è ubriaco ancora prima di bere. Infatti Sus ha sempre ragione. Saluta cameraman, maledetto cameraman, che ancora siamo arrabbiati con te per quello che succede a Natale. Maledetto cameraman, insucchia, vero cameraman, vero Sus. No, stavo dicendo vero cameraman. No, tu zitto cameraman, vero Sus. Sì cameraman, succhia proprio fortissimo. Ecco, infatti, succhia cameraman. E quindi, eccoci qui, in questo video incredibile. Eccoci qua, dicevo, eccoci qui, incredibile. Lasciate perdere i problemi tecnici che abbiamo. Neanche i verdi abbiamo dei problemi tecnici. La camera continua a fare come gli pare. E niente, il camera non la riesce a aggiustare. E vabbè, questo dovevamo finire l'anno facendo un video di pochi minuti, ma girato in 3 ore. Complimenti cameraman, e la tua camera è incredibile. No, è inutile che ti lamenti, camera, maledetto cameraman. Comunque, eccoci qui, incredibile, del video di fine anno. Sì, siamo carichi e speranzosi. Ecco, bravo. E niente, in questo video incredibile facciamo sempre il nostro logo incredibile, la nostra musichetta incredibile, e lo diciamo sempre ad ogni puntata per rafforzare il concetto. Ed eccoci qua, in questo video incredibile, niente, in realtà sarà, vogliamo provare a fare un video breve, questa volta promesso, ve lo promettiamo, incredibili followers che ci seguite, non vi iscrivete e non mettete mi piace, però almeno cliccate il video, meglio di niente, versus. E beh, butta via, è importante anche cliccare video. E basta. Però, insomma, vedete i video maledetti. In questo video faremo un riassunto di tutte le news che sono successe in questo mese. Vi daremo delle idee, dei progetti per il prossimo anno. Insomma, sarà un video conclusivo del nostro primo mese. Perché è incredibile, noi abbiamo fatto il mese. Il 26 è stato un mese del canale incredibile, vero? Eh sì, il nostro mesiversario. E abbiamo bevuto. E faccio un primissimo piano. Per intendere che abbiamo bevuto. Ecco, bravo, Sus, che specifica sempre. E quindi niente, ve lo diremo tante volte. Comunque, intanto, vi ringraziamo per averci dato fiducia, insomma, fino a un certo punto, e averci regalato un sacco di visual, perché mi pare, camera, mi confermo, i redditi incredibile, che il nostro canale è arrivato a fare tipo 700 visual, in totale, non siamo ancora in linea di fare 700 visual a video, quello sarebbe un miracolo, però intanto abbiamo fatto 700 visual in totale, su tutti i video incredibili, e quindi ne siamo contenti. Abbiamo fatto pure un sacco di video in questo mese, insomma, più del previsto, ecco, insomma, infatti a gennaio, febbraio, purtroppo, ve lo diciamo, potrebbero esserci un calo di video incredibile, perché il nostro camera è maledetto uomo, che invece di lavorare per noi full time, ogni tanto gli dobbiamo lasciare il guinzaglio libero, e quindi va a fare cose, quindi purtroppo potrebbe esserci un calo di video, mannaggia, però speriamo di tornare per massimo fine febbraio, full e pieni di energia, come adesso, però intanto nel dubbio ve lo diciamo. Comunque ci saranno delle cose che sostituiranno i video, tranquilli, abbiamo in mente un sacco di cose, però Sus. E insomma rimanete sintonizzati, ecco, bravo Sus. Adesso c'è stato un taglio incredibile, lasciate perdere, abbiamo acceso le luci, non ci vediamo un cazzo, mannaggia la miseria. Adesso apriremo il nostro PDF incredibile e vi diremo tutte le news incredibili che ci saranno dal prossimo anno, quindi 3, 2, 1, apriamo il PDF, qua. Ed eccoci qua, incredibile, ci siamo appuntati le cose, perché altrimenti ce le scordiamo, le vogliamo essere professionali e dire tutto, vero Sus? Professionale, ecco, scusate, Sus, ogni tanto ritorna alla timidezza. Tra l'altro questo video, piccola news per chi ci segue, proprio dal primo video, dal primo teaser incredibile, dove Sus neanche riusciva a tenere la telecamera. E insomma, stanno le mani, come le potevo tenere? Potevi usare le tue non mani. Mi dissocio, ecco, ci dissociamo. Questo video ricorderà un pochino quel video incredibile della presentazione del canale incredibile, dove eravamo timidi, ti ricordi, Sus, come eravamo timidi? Eh sì, eravamo molto timidi, e invece adesso guardate come siamo a briglie sciolte, come dei cani. Ecco, bravo Sus, infatti adesso ormai possiamo dire quello che ci pare con intelligenza. Quindi siamo molto più sciolti, quindi questo video vi ricorderà un po' quello, infatti adesso io volerò. Mi sono stancato di rimanere sotto. Prossimo anno mi metto le ali e volo. Ecco, bravo Sus che vola. Intanto, eccoci qua, incredibile, ci siamo fatti degli appunti incredibili. Allora, parliamo, primo punto del video, parliamo dei video. Mettine poi in editing i punti salienti. Promesso, questo video sarà corto, sotto i 10 minuti. Bugia, però ci proveremo. Allora, incredibile, parliamo un attimo dei video incredibili. Allora, come vedete, intanto noi stiamo facendo video solamente sulla piattaforma incredibile di YouTube, perché abbiamo scelto appunto YouTube come la nostra prima piattaforma appena venuti dal Godverse, e lo avevamo detto anche nel video presentazione. Quindi questa piattaforma youtubesca ospiterà i nostri incredibili video per un tempo determinato. Insomma, per adesso rimaniamo su YouTube, tranquilli, non ci spostiamo, non vogliamo diventare un po' più famosi, e poi insomma ce l'abbiamo un sacco di progetti anche su altre piattaforme, però cof sono segreti, e perché adesso nelle condizioni in cui siamo è un miracolo che riusciamo a fare video solo su YouTube, vero Sus? È un miracolo, ecco,
contatti, bravo Sus. E infatti questi video, come avete visto, per adesso ci siamo focalizzati incredibile sul tema degli anime, sul tema dei manga, sul tema dei videogiochi, ovviamente accompagnati anche ovviamente il tema del wrestling, che è incredibile, così diciamo un'altra volta grazie. I video del wrestling, ogni, ne abbiamo fatti due, ogni volta che facciamo video del wrestling sono minimo 30 visual in un giorno, cioè più degli altri, vero Sus? Beh, anche il video di Natale è andato bene. Come fai a non vedere un video dove picchi Babbo Natale? Succhia Babbo. Infatti, bravo Sus che specifica sempre. E quindi i video del wrestling ci stupiscono ogni volta. E quindi anche il tema del wrestling è ovviamente parte di questo canale incredibile. Essendo noi il Godo Champion e il Lude Champion, possiamo parlare del wrestling. Comunque, ovviamente tutti questi piccoli argomenti sono accompagnati da per adesso il format che va forte sul nostro canale, che sono le quattro chiacchiere in padella, che ormai lo conoscete. È questo format di chiacchierate a cazzo, dove noi prendiamo un tema e ne parliamo. Ovviamente all'inizio, beh, questo ve lo possiamo dire ormai intanto, se ci avete fatto caso all'inizio doveva essere più specifico di un determinato tema. Ad esempio il primo episodio era sul film Red e noi volevamo fare cose più specifiche, fare i costumi, e purtroppo tolto il film Red non siamo più riusciti a fare i costumi, perché purtroppo il nostro camera è un grandissimo infame e ci mette troppo tempo a fare i costumi incredibili, quindi purtroppo riterremo per le occasioni speciali, però insomma sarà importante versus. Torneranno i costumi il prossimo anno, promesso. I costumi torneranno, state tranquilli, abbiamo un sacco di video in mente. E oltre al tema delle quattro chiacchiere in padella, stiamo portando anche la miniserie delle Revion, che noi che commentiamo un trailer di qualsiasi cosa che ci intriga minimamente e vi diciamo le nostre impressioni caldissime e vi diciamo qualche stronzata, vero? Eh beh, quello è importante sempre, perché è la base di tutto. E pure quelle stanno andando bene, le Revion. Sono partite un po' male, ad esempio il video di Coca e Nozio non è andato molto bene, invece adesso è arrivato alle 50 visual e siamo contenti. Abbiamo fatto con di me, come sui videogiochi, insomma pure le Revion torneranno. Mentre... ovviamente dal prossimo anno, però dal 2023, ci saranno anche format nuovi, quindi camera metti i format nuovi e ve ne possiamo dare qualche piccolo spoiler incredibile. Vai! Allora, il primo format lo porteranno Benito e Guglielmo, che li avete conosciuti nel video di Natale, e loro porteranno un format che parlerà di tematiche horror, creepy, insomma cose strane dal web, dal mondo, da questo universo soprattutto, quindi vedetelo e diteli bravi. Ecco, bravo. Dico bravo Sus senza essere in quadro. Vabbè, lasciate, siamo ubriachi. E quindi questo sarà il primo format incredibile. E poi, altro piccolo format che vorremmo portare, perché ve l'abbiamo detto da inizio video, dei video delle presentazioni non siamo riusciti a portare, il nostro show incredibile. Quello purtroppo sarà un video incredibile, appunto sarà uno show incredibile, non vi diciamo il titolo, però quello era, diciamo, proprio lo show incredibile. Dicevo, noi siamo diventati famosi nel Godverse proprio con quello show incredibile, che è diviso in varie parti, prenderà un tema in particolare e ne parlerà durante tutta la puntata, e probabilmente per YouTube sarà diviso in due parti. E quindi, essendo uno show un contenitore di ce ne abbiamo talmente tanti che probabilmente sarà diviso in tipo show prima parte e show seconda parte. Comunque, quello sicuramente è un format che vorremmo portare per fine gennaio e almeno un episodio al mese, perché ci vuole veramente tanto. Ci sono pure interviste dentro, spoiler incredibile, vero? Lasciate perdere che abbiamo in mente. Del format è creepy con Benito e Guglielmo, abbiamo detto lo show. E poi ovviamente, vabbè, in realtà questo lo volevamo mettere nella parte sotto, vabbè, però ve lo diciamo lo stesso. Arriveranno gli shorts anche su YouTube, perché chi ci segue su Instagram, poi ne parleremo tra poco, ha visto che abbiamo cominciato a mettere dei reel, che sono proprio un prototipo dei reel che vorremmo fare reel un pochino più simpatici. E quindi uniremo reel e shorts. Quando uscirà uno shorts su YouTube, uscirà pure il reel su Instagram, ovviamente lo stesso video. E ovviamente abbiamo pensato anche a un'anteprima carina da mettere nei video, però insomma, dato che vanno di moda, ci proveremo anche noi, ecco. Esatto, e ovviamente vorremmo farli un po' più sviluppati. Non so se avete visto i primi due reel che sono su Instagram, sono proprio, insomma, prototipi, ecco. Insomma, vorremmo fare cose più carine, tipo con io che ballo, con Sus che balla, insomma cose divertenti. Quindi insomma anche gli shorts, come tra virgolette mini format, sarà su YouTube incredibile. Quindi annotatevi il nostro show incredibile. E poi il format nuovo, un po' horror, e gli shorts saranno i nuovi format di YouTube che partiranno dal 2023. E ovviamente con cadenza quando capita, perché non è che abbiamo una schedula ancora, purtroppo siamo ancora agli inizi degli inizi degli inizi degli inizi. Mannaggia, Sus. Mannaggia, ecco, esatto. Poi parliamo un attimo, secondo punto incredibile, parliamo un attimo dei social incredibili. Allora, il nostro unico social, tolta la mail che non c'entra un cazzo, è il nostro Instagram, quindi seguiteci a Godoverse su Godoverse TV su Instagram.
Quindi dicevo, parlando appunto di social, il nostro social, il primo social incredibile, è proprio Instagram, dove mettiamo i reel, mettiamo le foto, le anteprime dei video, le miniature e qualsiasi cazzata ci viene in mente. Esatto, e pensiamo di ampliare Instagram anche con piccoli contenuti proprio per Instagram, però è un progetto. Esatto, quindi il progettino, quindi anche Instagram, tranquilli che ci saranno contenuti, che siamo arrivati, mi pare, a 16 follower. Ci sono purtroppo tipo 6 bot, però che cazzo dovete fare, Brosus? Grazie ai bot. Che cazzo vi dobbiamo fare? E niente, per il resto di social, per adesso vorremmo tenere solo Instagram, però stiamo annotando anche con il camera di aprire forse TikTok, per fare appunto shorts, reel e TikTok, appunto stavo parlando con il camera di aprire forse TikTok per fine gennaio, fine febbraio, per fare in modo che shorts, reel e TikTok vadano insieme come, come tre vagoni di un trenino, e quindi i video andranno su tre piattaforme, però insomma dobbiamo vedere, per adesso TikTok, insomma, lasciatelo in un cassetto chiuso, e per il resto non credo apriremo per adesso né Twitter, Facebook, Telegram, insomma non siamo ancora famosi uovo. Se avessimo un giorno un pubblico incredibile e li apriremo, però per adesso massimo TikTok, però ripeto, robe future, ne riparleremo, come dice Sabba, ne riparleremo, ecco, esatto, bravo deserto, dicevo, e niente, queste sono le news, in realtà vi abbiamo detto tutto, vi abbiamo detto i nuovi programmi dei video, abbiamo parlato dei social, e a questo punto io lascerei la linea a Benito e Guglielmo, che vogliono salutarvi anche voi e farvi un piccolo sneak peek del format incredibile, quindi io direi taglio incredibile e passiamo la palla a Benito e Guglielmo. Ed eccoci qui, guardate, eccomi qui, sono Benito, e qui, sapete chi c'è? Con me, ovviamente, c'è sempre Guglielmo, eccomi qui, yo, check out, eccomi qui, incredibile, e sono proprio, ma cameraman, dove mi inquadri che poi ci bannano, maledetto cameraman, oh, ma guarda tu che maleducato, scusami, maledetto cameraman. Questo qui, non so se è più stronzo questo o quell'altro che c'è andato sul schermo, ma dove cavolo li abbiamo trovati questi due? Ma dico io, vabbè, lasciamo stare. E dunque, che cosa possiamo dire? Siamo qui per augurarvi un buon anno e un buon nuovo anno. Ma non è la stessa cosa? No. Spiegami meglio. Perché il nuovo anno è nuovo. Ma noi vi auguriamo anche un buon vecchio anno. Che direte voi? Ma che cazzo significa? Ormai l'abbiamo passato il vecchio anno, quindi mica può, come dire, può cambiare. Però vi auguriamo un buon anno vecchio, perché tutti sono bravi ad augurare il buon anno nuovo, noi vi auguriamo il vecchio. Ecco. Onestamente non ci ho capito un bel niente, ma mi fido allora. Buon anno, sapete che cosa faremo nel nuovo anno? Sorprese! Cose nuove, tante novità e tanti contenuti. Mamma mia, vi posso portare un sacco di nuovi contenuti. Cheat di personaggio strano. Sì, esatto. Io, ma sono meglio io o quel personaggio strano? Non diciamo che è meglio, perché sennò poi ci picchiano cose, ecco. No, dai, non ci possono picchiare, perché noi siamo bellissimi, ecco, vero? Siamo bellissimi, sì, è vero. Me lo ricordo solo. E quindi sapete che cosa annunceremo? Una nuova serie incredibile che farà così. Non ho capito come farà, scusa. Farà così, guardami, inquadrami, non mi mette a fuoco. Ecco, sapete come farà? No, come farà? Farà così, spaventerà a morte. Buon anno! Sono contento che anche Benito e Guglielmo sono comparsi in questo video, vero sus? Infatti, bravi ragazzi. Ecco. E niente, in realtà abbiamo veramente finito. Abbiamo messo anche la clippetta loro. E niente, in realtà. Noi vi auguriamo un buon fine anno, un buon inizio di 2023. Probabilmente nella prima settimana di gennaio del 2023 usciranno pochi video, forse due review che dobbiamo addirittura ancora registrare. O forse non uscirà niente, usciranno solo shorts e reel. Insomma, purtroppo, ve lo dico, gennaio ci saranno dei problemi con i video. Però, insomma, cercheremo di mettere sempre qualcosa sul canale. Perché abbiamo un'utenza, cioè abbiamo un minimo 30 persone che guardano i nostri video, i video quando li pubblichiamo, però non sono iscritti. E che cazzo devi fare? Però sono timidi, sono messa, sono timidi. Vabbè, un giorno però vi scriverete, maledetti persone incredibili. E niente, noi vi salutiamo, buon fine anno, buon inizio anno, il vostro schermo vi saluta, sus, vi saluta, il vostro camera vi saluta, sperando che il prossimo anno il camera è meno stronzo, con noi ci fai regali, maledetto camera, ma niente. Tanti auguri, buon capodanno, e questo video dovrebbe uscire il 31 mattina, se tutto va secondo i piani. Quindi buona serata e ancora saluti, quindi wow! Oh,
Chiunque tu sia, oh, aiutami, sono ferito. Oh, è incredibile! Come hai fatto? Oh, ma fammi tornare in full energia! Ma io ti conosco! In realtà il video sarebbe finito, ma il vostro cameraman numero uno, perché ricordiamo sono il cameraman numero uno, voleva fare un piccolo, proprio piccolissimi secondi finali conclusivi per questo video incredibile. Non so neanche se questo video, se questa clip la metterò poi nel video. Non so se si sente quanto è. Insomma, è diverso quando parlano loro e quando parlo io, insomma, parliamo noi. In realtà, quindi, insomma, è tutto molto più lento e slow, proprio perché cioè, le parole non vengono come con loro. E niente, volevo fare un saluto, volevo ringraziare per questo mese incredibile, perché tutto questo è nato appunto come un progetto a una storia, perché forse può sembrare una cosa nata a caso, ma in realtà il Godoverse è un progetto che si basa anzitutto sull'amicizia, perché è un progetto appunto che si basa, dovessi scegliere una parola appunto sull'amicizia, perché senza il mio migliore amico questa cosa non sarebbe mai venuta fuori, che ringrazio, AKA cameraman numero 2, che è ancora più timido di me, lui di persona, quindi questo fa abbastanza ridere, e probabilmente non si aspetterà mai che ho messo questa clip incredibile dove lo saluto e lo ringrazio pubblicamente. Vabbè, lo sa, glielo dico tutti i giorni, però vorrei che questa cosa rimanesse in video. Dell'aiuto che mi dà con le miniature, perché le miniature le fa lui, lui mi aiuta su Instagram, mi aiuta con le mail, non è che ci arriva un cazzo, cioè, insomma, ci siamo capiti. Invece sono io quello che edita, e infatti se ce l'avete con l'editing potete prendervela con me, tranquillo, prendetevela con lui. Io edito i video, progetto i video, dico le idee, insomma siamo una bella coppia di lavoro, oltre che due grandi amici. E niente, lo volevo ringraziare, e volevo ringraziare semplicemente anche tutti voi che, ripeto, magari siete botte, in realtà non sto salutando nessuno, però volevo ringraziare veramente perché appunto noi ci eravamo fatto un'idea pessimista di come potesse andare questo progettino, che appunto ci piacerebbe diventasse un progetto col tempo, però ripeto, vedere quasi 700 visuals, ok che sono tanti video, però in totale sul canale a noi ci ha fatto veramente piacere, insomma un'emozione che pubblichiamo un video e appunto non fa tipo 3 visual, ne fa addirittura 30 in un giorno, che sono tantissime per noi loro, quindi niente, ora il video finirà veramente con uno scoppio di allora, citando Mercoledì, ecco.